Il futuro della lettura ha radici antiche. Potrebbe essere questo lo slogan per salutare la riapertura della Rizzoli Galleria, la libreria nel cuore di Milano che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la cultura meneghina. Dopo 4 mesi di restauro, lo spazio riapre e si apre al digitale, pur mantenendo tutte le caratteristiche classiche della libreria tradizionale. Laura Donnini, CEO di RCS Libri. Un luogo importantissimo per noi editori, ma soprattutto per i lettori. È un luogo dove la scoperta e la fisicità del libro sono al centro. Un luogo ripensato però per durare negli anni, per i prossimi 20-30 anni, quindi per essere flessibile, rimodulabile, ma soprattutto per essere in grado di rispondere alle esigenze anche dei nuovi lettori. Un luogo dove le tecnologie e il digitale si mettono al servizio della scoperta dei libri e amplificano l'esperienza di scoperta e di approfondimento. Disposta su 3 livelli, con il fascino rinnovato dalla sala dell'ottagono, ora dedicata ai libri d'arte, la nuova Rizzoli Galleria dialoga con la multimedialità grazie a video wall e app scaricabili. L'obiettivo è poi anche quello di rilanciare la figura del libraio, al posto di quella, meno specialistica, del commesso di libreria. La libreria è il ramo su cui siamo seduti e quindi la libreria è il posto che deve rimanere, perché la fisicità di un libro, l'odore, il profumo della carta, le copertine non possono essere in qualche modo sostituite da un algoritmo. Essere messo in pratica nella compassata Galleria Vittorio Emanuele è il concetto stesso di libreria ai tempi di Internet, che RCS immagina oggi come un soggetto attivo e un agente culturale sul territorio, perché anche da luoghi come la libreria Rizzoli passa la sfida per riportare gli italiani verso la lettura.